in collaborazione con il vostro logistic provider. Basi operative a Genova, Padova, Livorno, Milano, La Spezia e Reggio Emilia. Gruppo Spinelli, il vostro logistic provider. Per i vostri trasporti su gomma e ferrovia, 600 mezzi propri, 200.000 i viaggi effettuati e 42 milioni di chilometri percorsi. In più, il Gruppo Spinelli è disponibile per il servizio di deposito. Buonasera, benvenuti in Porto e Trasporto, la trasmissione dedicata al futuro della nostra città. Come sempre con me a parlarne Francesco Maresca, consigliere delegato al Porto, coordinatore del gruppo Associazione Liguria si muove. Grazie per essere con me ancora una volta qui stasera. Buonasera a tutti, grazie a te. Con noi ospite in studio Luca Costi, segretario Confartigianato Liguria. Grazie per la presenza. Grazie per l'invito. Questa sera Porto e Trasporto è dedicato ad un argomento un po' tecnico e specifico della materia, ma come poi vedremo nello snocciolarsi della trasmissione, non poco importante, stimolante e decisivo appunto per il futuro della nostra città. Parliamo delle ZES, zone economiche speciali. Cosa sono e perché potrebbero essere un'opportunità per Genova e per la Liguria? Tanto per cominciare, per avere qualcosa di definito, partiamo con un servizio della nostra Giorgia Fabiocchi che ci rende l'idea. Zone economiche speciali, cosa sono? Giorgia Fabiocchi. Quanti sanno cos'è lo ZES? Forse un quesito da $1 milioni, come si suol dire, eppure ZES è un termine che esiste dell'acronimo di zona economica speciale. Più nello specifico, ZES è una regione geografica dotata di una legislazione in atto nella nazione di appartenenza. Le zone economiche speciali vengono solitamente create per attrarre maggiori investimenti stranieri. Le ZES sono state create in diversi paesi, tra i quali Cina, India, Giordania, Polonia, Kazakistan, Filippine, Corea del Nord e Russia. Il decreto legislativo 91/2017, decreto Sud, recentemente entrato in vigore, è dedicato ad un nuovo piano per favorire la crescita economica nelle aree del Mezzogiorno e introduce a questo fine due misure principali: la misura denominata Resto al Sud per l'imprenditoria giovanile, il nuovo concetto di zona economica speciale, ZES, già diffusa all'estero, che individua zone del paese collegate ad un'area portuale, destinatarie di importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative, che consentano lo sviluppo di imprese già insediate e che si insedieranno, attraendo anche investimenti esteri. La ZES più famosa e sviluppata, ad esempio, è Dubai. Quali sono le principali caratteristiche di uno ZES? Innanzitutto, deve essere istituita all'interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata. Può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionante. Deve inoltre comprendere un'area portuale collegata ad una rete transeuropea dei trasporti, con le caratteristiche stabilite dal regolamento numero 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013. I benefici previsti comprendono agevolazioni fiscali e semplificazioni degli adempimenti, sia per le nuove imprese che per quelle già esistenti nella ZES. È prevista inoltre l'applicazione, in regolazione agli investimenti effettuati nello ZES, del credito d'imposta di cui l'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 2015, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo per ciascun progetto di investimento di €50 milioni. Per ottenere questi benefici, però, le imprese dovranno mantenere le attività della ZES per almeno 7 anni successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e non dovranno essere in liquidazione o in fase di scioglimento. Ottima, precisa e scientifica come sempre la nostra Giorgia Fabiocchi. Maresca, cosa possiamo dire a integrazione di questo servizio per far capire, diciamo, in maniera ottimale cosa sono le ZES, cosa sono le zone economiche speciali?
ma se vogliamo parlare da un punto di vista a tutela e a favore della città dei genovesi, le ZES sono possono diventare un grosso beneficio per le imprese genovesi e quindi per i genovesi e per i lavoratori genovesi stessi e non soltanto, perché sono delle zone economiche appunto che prevedono delle agevolazioni fiscali e non fiscali in un determinato luogo, e il luogo è quello del porto di Genova. Possono essere previste direttamente dalle norme, delle normative europee, quindi possono derivare dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quindi dagli articoli 107 e 108 che presuppongono ovviamente un divieto di aiuti fiscali da parte del paese membro alle proprie imprese o al proprio ambito territoriale, però ci possono essere anche delle deroghe. Tra queste deroghe ci possono essere la previsione, quindi la compatibilità di determinati aiuti fiscali, come possono essere appunto le ZES o altri tipi di strumenti giuridici, ad alcuni settori del nostro paese o addirittura, proprio come nel caso delle ZES, in alcune zone, che consentono agli operatori che lavorano appunto all'interno del porto di avere delle agevolazioni. Queste agevolazioni fiscali consentirebbero a questi operatori anche di assumere eventualmente più genovesi, più cittadini italiani o comunque più cittadini in generale all'interno delle loro imprese. Quindi ne beneficerebbe l'intero sistema portuale e anche l'intero sistema cittadino. Luca Costi, segretario Confartigianato, parliamo di semplificazione, sburocratizzazione, insomma parliamo di una serie di elementi che lei anche come Confartigianato ha più volte affrontato. Un tema sicuramente importante. Noi non siamo ancora abituati come regione, come paese, a fare politiche di incentivo per determinate aree specifiche. L'unica esperienza che abbiamo sono le regioni sotto speciale, quindi effettivamente passare da una politica di sviluppo in alcune aree del paese a una politica di sviluppo per fattori, come poi sono le ZES o le ZLS, per il caso di Genova e della Liguria, è sicuramente un tema importante che può avere dei benefici. È il lavoro forse difficile, quello di mettere in rete a sistema una serie di incentivi diversi. Le politiche fiscali naturalmente sono di competenza nazionale, invece gli incentivi per le imprese sono di competenza regionale, la comunità europea. Quindi abbiamo una serie di soggetti che sicuramente dovranno parlarsi, dovremo sia come associazioni, fa piacere che l'amministrazione comunale sia particolarmente sensibile, sia pronta appena uscita la normativa a fare la sua parte, e noi riteniamo che quindi mettersi in sinergia fra più soggetti sia veramente una tu vincente per rilanciare l'economia della nostra città e della nostra regione. Intanto, per maggiore chiarezza e per dare un'idea ancora più definita al telespettatore Maresca, una ZES nel porto di Genova, una zona economica speciale, che estensione ipotetica potrebbe avere? Si parla dell'intero perimetro portuale genovese fino a comprendere i retroporti di Rivolta Scrivia, Alessandria e Piacenza. Ecco, quando delimitiamo queste aree geografiche, di cosa parliamo? Sì, bisogna essere estremamente chiari. Si può parlare di fare le ZES attraverso un criterio di zona geografica, che è quello che hai appena detto tu, cioè io sostengo, credo che il Comune e la Regione sosterranno un criterio che riguardi, che vada ad incidere sull'intero territorio portuale, compreso anche il retroporto di Rivolta Scrivia, di Piacenza, perché comunque sono aree strettamente portuali. E quindi in questo senso tutte le imprese che lavorano all'interno di questo ambito geografico potranno godere di queste ZES. A questo punto, quindi, di queste zone economiche speciali, che riguardano sia incentivi fiscali ovviamente che una semplificazione. Oppure potrebbe esserci addirittura, questo perché no, perché in alcuni paesi c'è stato, adesso a memoria non mi ricordo quali, però sono stati studiati attraverso la Commissione Europea, proprio degli aiuti invece per quanto riguarda quelle aziende di vario tipo che si occupano specificamente di portualità e del settore marittimo, che potranno, a prescindere dal territorio, a prescindere dalla collocazione strettamente geografica, potranno beneficiare di questi incentivi economici. Questo perché? Perché Genova è considerata ormai dallo scacchiere internazionale ed europeo, come il porto di Genova prevalentemente, come il porto principale per ovviamente i ricchi mercati della Baviera, soprattutto in previsione del Terzo Valico.
e quindi forse di un aiuto c'è bisogno. Costi, oltre al momento portuale, strettamente portuale, ecco, nelle ZES ci sarebbe la possibilità anche proprio di nuovi insediamenti produttivi dediti al packaging, personalizzazione, distribuzione, insomma tante opportunità distribuite comunque anche per le aziende. Sì, sono opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire, sono opportunità importanti, sono una serie di incentivi non solo dal punto di vista fiscale ma anche dal punto di vista di insediamenti, di quindi creazione di nuove imprese o comunque anche di sviluppo di nuove linee attraverso questi incentivi, con l'esempio che facevi prima tu, e così ritengo anche azioni di semplificazione. È sempre più importante oggi semplificare l'attività delle imprese. Abbiamo in maniera eclatante il caso degli autotrasporti in porto, che hanno sempre difficoltà di prolungamenti dei tempi di attesa, ma ci sono sicuramente anche altre attività che lavorano con il porto e che hanno necessità quindi di migliorare i rapporti sia con lo strumento pubblico sia con le dogane o altri soggetti. Quindi questo è sicuramente un tema importante che non possiamo lasciarci sfuggire e che dobbiamo vedere proprio a 360 gradi con tutte le sue implicanze. Ecco, solo per diciamo, aggiungere qualcosa a queste considerazioni di costi, diciamo che in Polonia l'introduzione delle ZES tra il 2003 e il 2012 ha contribuito alla crescita media del PIL nelle regioni interessate del 4,12%, con investimenti che hanno superato i 20 milioni di euro da parte di General Motors, Toyota e Fiat. Ecco, Maresca, questo è un esempio, insomma, questo ci dice, ci anticipa cosa potrebbe anche succedere a Genova, per esempio. Assolutamente, no, noi a Genova abbiamo il dovere di farcela, non solo di provarci. Cosa è necessario? È necessario per, non solo per attirare investitori, ma proprio per tutelare già le imprese che sono qua, esistente, che hanno bisogno esistenti, che tirano il carretto da tanti anni nel nostro porto e non solo nel nostro porto, di essere aiutate anche a favore a tutela dei genovesi. Ma per far tutto questo disegno complessivo è necessaria un'azione composta da comune, regione, Stato, ovviamente il nuovo governo che sarà, e soprattutto Commissione Europea. Quindi davanti, di fronte alla Commissione Europea, bisognerà andare a studiare in maniera molto tecnica, precisa, con criteri economici che derivano proprio dalle normative europee, se sarà possibile, e io credo di sì, di fare queste ZES anche magari utilizzando l'esempio della Polonia. Parliamo ancora di zone economiche speciali tra pochissimo qui in Porto e Trasporto.